sulla professione di niente e insieme diventiamo la responsabilità di questo corso in maniera coordinata, quindi diciamo nulla è lasciato, almeno cerchiamo di non lasciare nulla al caso. Avete visto, diciamo, l'orario. Noi facciamo molto ricorso alla parte sperimentale, che fa parte integrante del corso, quindi non è AVUX, nel senso che non è, cioè, potete o meno partecipare alle esercitazioni, è un servizio che fate a voi, serve a voi per migliorare la loro, la vostra preparazione, per migliorare soprattutto il livello di comprensione di quello che abbiamo fatto durante le ore di teoria. In genere facciamo il venerdì, almeno diciamo gli stravolgimenti. Siete, adesso non so quanti, dopo di contatto, però direi che vi dovreste dividere in maniera autonoma in gruppi, quindi diciamo la prossima volta di contatto, un elenco di gruppi, in ogni gruppo 4-5 gruppi, ma di più, perché altrimenti diventa difficilmente gestibile. Poi in funzione del numero dei gruppi, a quel punto proviamo a programmare le esercitazioni in maniera tale, insomma, da dividerle tre ore, due e mezzo, come e mezzo, e quindi diciamo evitare affollamenti ai banchi nel laboratorio, perché poi nel laboratorio abbiamo gli spazi limitati e non riusciamo a gestire quindi 4-5 gruppi, non 4. Quindi da questo punto di vista. Poi proviamo a far uscire anche un calendario, ovviamente votiamo, quindi insomma una volta si viene una ora e poi la seconda. Per quanto riguarda libri suggeriti, non esiste un libro di testo, li trovate indicati sul sito. Noi diciamo pizzichiamo un po' il meglio, almeno quello che a noi sembra il meglio, da vari testi, soprattutto anche testi stranieri, non soltanto italiani. Quindi guardate, diciamo, sul sito, poi se avete delle indicazioni puntuali ve le diamo, però dovrebbe essere sufficiente seguire le lezioni, diciamo, raccogliere quanto viene detto a lezione. Modalità di svolgimento dell'esame, anche lì diciamo noi ovviamente ligi a quelle che sono le regole dell'Ateneo, sulla piattaforma COP inseriremo le sedute d'esame che sono prescritte, quindi tre sedute alla fine del corso, due nelle altre sessioni, la, diciamo, la settima settimana, come si chiama, quant'altro. Però sapete anche, credo che passa però la funzione con voi, che diciamo, almeno per quanto riguarda questo esame, nel momento in cui siete pronti e ritenete di aver raggiunto il livello di preparazione che vi consente, diciamo, di superare l'esame, mi contattate, ci contattate per posta elettronica, posta elettronica molto semplice, al cognome @massimo.it, e nel giro di un paio di giorni, a meno che non stiamo fuori per un convegno, per altre attività lavorative, vi facciamo sostenere l'esame. Quindi questo da una parte vi consente di programmare in maniera molto semplice e molto, credo, diciamo, razionale il vostro percorso di studio, dall'altro però non vi dà l'alibi per venire, diciamo, in preparazione all'esame. L'esame, cioè un'asticella minima, nel vostro interesse, che deve essere superato, perché, per fare in modo che il titolo di studio che alla fine conseguite non è soltanto un pezzo di carta, ma è un pezzo di carta dove qua ci stanno delle competenze. Siate feroci nei nostri confronti, nel senso che vogliate apprendere il più possibile. Non so se Fabrizio vuole aggiungere qualcosa. Sulle esercitazioni una parolina in più, conviene farlo, è proprio il valore aggiunto secondo me che dà l'Università di Cassino di Sole. Per mia esperienza, io sono anche, diciamo, responsabile del dipartimento di job placement, mi accorgo che, diciamo, il laureato di Cassino ha una marcia in più proprio in quanto ha utilizzato le strutture del laboratorio che difficilmente nelle altre università invece vengono messe a disposizione degli studenti. Sono le stesse strutture in cui noi facciamo ricerca, quindi un poco di diciamo, benevolenza da parte vostra e di attenzione nell'usare gli strumenti, però diciamo, questo è veramente un epsilon in più rispetto ad altri candidati quando si va poi a concorrere per un posto Fatto aggiungerei su questo, io e il professore Marinetti veniamo dalla stessa università. Questa università, che è l'Università di Napoli, Federico II, che ha dei grandissimi laboratori. Io però personalmente non mi ricordo che il professor Marinetti aveva già un amico che si sente. Però quando ho fatto io il corso di macchine elettriche, l'unica prova sperimentale che abbiamo fatto è stata una prova molto molto scura, su un trasformatore enorme, ci hanno fatto vedere da lontano che era molto più curioso. Devo dire con grande soddisfazione, grazie a tutti gli altri persone, che è complicato organizzare l'esercizio, cioè sperimentare, sarebbe molto più comodo non farle,
Oggi diciamo voi mettete le mani su una serie di strumenti e diciamo, di componenti assolutamente inimmaginabili. A quell'epoca mi sarebbe piaciuto tanto, forse per questo poi diciamo, sono stato tra quelli che in qualche modo ha propugnato un uso estensivo dell'esercitazione. Le esercitazioni, ripeto, non sono avulse dalla teoria, ma di fatto accompagnano la teoria. Quindi noi studieremo, per esempio, il paratore del sommatutto, facciamo l'esercitazione. Rotazione del centro stretto, spostamento del centro stretto, lo facciamo in esercitazione. Quindi di volta in volta gli argomenti che noi tocchiamo nel corso diciamo, di teoria, nella parte teorica del corso, sono poi rafforzati e riconfermati dalla parte esercitativa. Poi a quel punto se non siete in grado di ricordarlo, dovete vedere di trovare a fare un bel gioco. Allora, scusate, operativamente direi domani, visto che iniziamo più tardi, domani la saltiamo perché non c'è spazio per. Oggi ci sarebbe magari per esercitazione, iniziamo venerdì prossimo, in realtà che vi potete organizzare, quindi la parte esercitativa domani non vedremo, va bene? Quindi ci vediamo. Domani non c'è lezione.